Assessore, si parte con la selezione per i nuovi assistenti sociali, il bando praticamente è appena uscito. Sì, è stato pubblicato ieri sul sito del Comune di Teramo, potete trovare tutte le informazioni appunto sul sito e scaricare il bando. Ovviamente verranno assunti 6 assistenti sociali a tempo determinato da fuori fondi ministeriali ed ecco, il bando sicuramente avrà successivamente una proroga, però attualmente diciamo che il contratto sarà fino al 31/12/2020. Ma questi aiuteranno ovviamente anche gli uffici a, diciamo, gestire le pratiche, diciamo, anche per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Sì, assolutamente sì, ovviamente gli assistenti sociali che arriveranno si occuperanno del reddito di cittadinanza, si occuperanno anche del portare avanti quello che era il vecchio progetto del SIAREI, del reddito di inclusione, perché alcune famiglie sono passate con il reddito di cittadinanza, altre invece sono rimaste con il REI, che comunque deve andare avanti fin quando poi non verrà inglobato nel reddito di cittadinanza. E quindi ecco, ci daranno una mano per sviluppare sia il reddito di cittadinanza e tutti i controlli che ne derivano, e sia il SIAREI. Ok.